tutti benvenuti. Questo sarà il terzo anno che noi andremo a Castel di Sandro dopo un primo ritiro in Trentino. A Castel di Sandro noi abbiamo un accordo con Castel di Sandro per andare lì per 12 anni, quindi questo sarà il terzo anno e poi ce ne saranno altri 9. Qualcuno si domanderà, ma perché De Laurentiis è forse uno dei pochi che non cerca delle scorribande intercontinentali? Allora, guardate, ieri Charlie Stellitano, che ormai lavora per la Lega, mi ha offerto di andare in Sud America per $1.100.000. E io gli ho detto no, grazie, dico è strano che tu continui ancora con questo solito ritornello. Perché? Perché secondo me il periodo del ritiro è un periodo sacro, dove si gettano le basi di tutto l'anno. Quest'anno poi è un anno particolare perché avremo dal 15 novembre al 6 di gennaio un'interruzione e una parte di questa interruzione con coloro che rimarranno e non sono partiti, perché l'Italia, come voi sapete, non parteciperà ai campionati mondiali, noi saremo in un allenamento, per cui io sto cercando di convincere altre squadre di Serie A ad andarci a confrontare in un territorio straniero che sia ospitale sia come clima che come possibilità di avere strutture, campi, poterci allenare, che portare non so quante squadre, non so se tutti vorranno venire, ma probabilmente, perché siamo in democrazia, questa è un'offerta che noi abbiamo in Lega, tutti quanti un pochettino buttata sul tavolo, e quindi la stiamo esaminando. Questo per dirvi che comunque l'Italia non si fermerà, perché altrimenti, per quanto possa essere interessante il mondiale, senza la partecipazione dell'Italia, poi dopo diventa comunque un problema non continuare a parlare degli italiani, e quindi noi faremo in modo di darvi anche a voi la possibilità e l'opportunità di seguirci in questa, come lo vogliamo chiamare, una specie di torneo novembrino e dicembrino prenatalizio, ecco, chiamiamolo un torneo prenatalizio. Ora, cosa c'ha secondo me di interessante poi Castel di Sangro? Perché io non voglio andare fuori? Perché non voglio distrarre né i miei operatori né me stesso da un mercato che in uscita e in entrata è sempre in fieri, né voglio creare dei problemi all'allenatore di dover fare dei voli transoceanici, adattamento di fusi orari, ritorni, e diventa veramente così deprecabile. Sì, forse qualcuno incasserà pure qualche euro in più, ma se uno deve scommettere su una preparazione psicofisica corretta, anche con gente nuova che entra a far parte di una società, di un allenatore, di un corpo allenante nuovo, e bisogna lavorarci senza avere dei ritardi, degli stop and go. Quindi noi saremo a Castel di Sangro dal 23 di luglio fino al 6 di agosto, e faremo da 3 a 4 partite. Queste 3 o 4 partite saranno fatte con delle, Tommaso Bianchini sta interpellando parecchie squadre europee che noi ospiteremo, perché piuttosto che andare a prendere dei soldi da qualcuno preferiamo noi pagare dei soldi a qualcuno per farli venire a Castel di Sangro. E mi dispiace, io dico Castel di Sangro,
quello deve fare un po' più di pubblicità, perché mi dicono, ma dove sta il Castel di Sangro? Quando cominciano a vedere che sta a 220 a 2 ore e mezza, 3 ore di pullman da Fiumicino o da Capo di Chino, si preoccupano e quindi mi creano anche un sacco di problemi. Però diciamo che ci stiamo riuscendo, no? Ci avevano offerto anche in Europa centinaia di migliaia di euro a partita per poter andare a Londra, per poter andare a lei, e ho sempre rimandato al mittente. Perché? Perché avendo a Castel di Sangro 4 campi di calcio, di cui uno con 7.000 posti, con 3 spogliatori, dove non si fa assolutamente una brutta figura, a meno che il sindaco non ci dà un campo bruciato, speriamo di no, perché hanno fatto tutti quanti un solo lavoro, sono tutti quanti allarmati, i suoi addetti, oddio, è lì, è tutto in ritardo, lì abbiamo parlato con l'agronomo locale, ha detto che hanno fatto una stupidata a non partire per tempo. Io ho parlato con Caruso e gli ho detto, Angelo, ma che stai combinando? E lui mi ha detto, ma no, stai tranquillo, ci avrai un campo perfetto. Questo lo vedremo, speriamo, perché altrimenti l'anno prossimo manderemo noi. Ma giustamente loro dicono, ma se in montagna, e ve lo spiegava anche il Presidente, fino a qualche settimana fa c'era una temperatura e anche la neve, cioè che lavori dovevamo fare? Forse questi lavori sarebbero andati non a buon fine. Comunque, adesso io passerei la parola. A chi la passiamo? Al Presidente Massimo e poi a Caruso. Grazie, grazie. È anche, come dire, un corredo di festeggiamenti, di festa di popolo, di partecipazione dei tifosi, delle famiglie a questo evento sportivo, che è esattamente il compito. Hai ragione, perché tu stesso ricorderai che 3 anni fa, quando siamo andati a vedere per la prima volta al campo di Castel di Sangro, sei rimasto a bocca aperta, perché mai avresti pensato che non andava. Poi c'è un'altra precisazione da fare. Tutti quanti dite che è Gravina che mi ha portato là. No, assolutamente no. Lì mi ha portato il sindaco di Roccaraso, perché noi a un certo punto portavamo la primavera in Trentino. Poi ho fatto un accordo col sindaco di Roccaraso, che è andato avanti per 3-4 anni, e a un certo punto l'ho chiamato e ho detto, senti, il Trentino mi ha chiuso le porte per il Covid, ma possiamo entrarci? Vabbè, ma noi non abbiamo le disponibilità. Tu dovresti andare a sentire il presidente dell'Abruzzo, e a Castel di Sangro devi vedere, c'è una struttura incredibile. Io mi sono messo in macchina, sono andato a vedere a Castel di Sangro, wow, ho scoperto una roba incredibile che era stata fatta negli anni passati. E a un certo punto poi, con il qui presente Mazzino e il presente Angelo Caruso, ci siamo messi d'accordo, quindi in pochi giorni. Quindi voglio dire che il presidente Gravina, no, perché adesso perché dicono che io ce l'ho perché mi vuole mortificare con il Bari la seconda squadra, no, io lì c'è una, diciamo, nostra contrapposizione giuridica che sta andando avanti, vedremo che sviluppi avrà. Il problema, io ho detto un'altra cosa, la federazione o le federazioni non hanno quella capacità che le leghe hanno di innovare, di pensare a un calcio nuovo. Perché? Perché quando uno veste una presidenza, molto spesso invece che presiedere e ascoltare tutte le componenti, vuole comandare, e volendo comandare commette degli errori. Qual è stato l'errore che io gli ho rimproverato? Quello che in 3 anni e mezzo non abbiamo fatto nulla sulla legge 91. Cioè, non è che lui si è battuto contro il governo dicendo bisogna cambiare la legge 91, bisogna, la legge Melandri non funziona. No, io non ho mai sentito fare questi j'accuse o fare delle proposte. Io ho sentito soltanto parlare di playoff e playout. Non gli è venuto nemmeno in mente di dire, ma forse nell'86 eravamo 16, oggi come oggi con la crisi economica che c'è, forse è bene che si ritorni a 16. Quindi
Vedete, chi purtroppo presiede certe organizzazioni nazionali o internazionali ha bisogno di voti per poter continuare a essere vivo e vivace in quel ruolo, e quindi non prende mai delle posizioni che possono essere scomode per qualcuno. Chiaro il ragionamento? E qui ho aperto una parentesi giusto per dare delle spiegazioni, perché io leggevo su tutti i giornali: il presidente Gravina ha portato lui, perché lui lì c'aveva il Castel di Sandro, con il quale è salito dal nulla in Serie B e poi è ritornato e retrocesso non so dove, capito? Quindi voglio dire, anche la sua esperienza calcistica è un'esperienza che io rispetto, ma che non è contemporanea e diciamo capisce che cosa può essere una squadra di Serie A del Sud, del Centro Italia, del Nord. No, non lo può sapere perché non ce ne ha. E quindi è questo che molto spesso io dico: tu presiedi, però fai comandare agli altri, che questi problemi forse li affrontano quotidianamente e li conoscono. Prendiamo la parola al presidente Marsilio, che conclude il suo intervento. Il sindaco Marsilio, presidente della regione. Prego. Stavo giusto dicendo che Angelo, e di Marco, una cosa che secondo me sarebbe utile da fare, perché quando io sono venuto a fare il primo sopralluogo, non è che ho detto vabbè, ma noi dopo ce ne ritorniamo in Trentino perché abbiamo lì fatto più di 10 anni. Io sono rimasto impressionato di una cosa che non credevo nemmeno esistesse, no? Allora a un certo punto ho fatto un contratto di 6 più 6 12 anni, giusto? Bene, adesso però dovrebbe essere compito vostro, visto che noi siamo certificati dalla Nielsen che nel mondo occidentale abbiamo 83 milioni di tifosi, di cui 15 milioni solo negli Stati Uniti, perché non vi invitate delle persone straniere durante il ritiro che possano percepire che cos'è quel posto da un punto di vista ambientale, da un punto di vista del cibo, da un punto di vista di qualunque, dello sport, perché voi fate anche i campionati di tennis, o perlomeno li facevate, avete credo 25 campi da tennis. Quindi voglio dire, secondo me voi dovreste a un certo punto utilizzare la forza, la quantità di followers del Napoli per invitarli a farsi una vacanza, non so, investite in 20 ospitalità dall'America, dal Sud America, dall'Inghilterra, dalla Cina, dall'Oriente, cioè fatelo, perché secondo me anche quello è un modo per complementarizzare la vostra capacità di essere attrattori verso un territorio che altrimenti la gente forse non conosce. Pochi sanno che per esempio, vedi, le strutture di Roccaraso sono ferme lì dagli anni 70, quando i costruttori si erano così messi in testa che dovevano costruire e fare, poi non si è mosso più nulla, giusto? E però a me risulta che Roccaraso è considerata tra le 10 stazioni più importanti d'Europa da un punto di vista di quello che può offrire, però la gente non lo sa, la gente non lo sa, e tu dovresti anche pensare un momentino e dire: ma sta Roccaraso, ma perché la rimettiamo a posto? Perché non investiamo un po' di soldi? Tu mi dirai, quindi dare troppi soldi ci vorrebbero per fare tante cose, ho capito, però poi bisogna anche saper scegliere quelle bandiere che gli arriscono al vento e promuovono. Incoraggiano gli imprenditori a credere nello sviluppo e nel futuro del territorio. Bene, allora è importante. Possiamo cominciare, apriamo le danze, vai sì, in Guido. Sono anche più vicini con due TV, canale 8 e canale 21. E intanto raccolgo quelle richieste dei colleghi.
Sì, buongiorno a tutti. Allora io, se posso cominciare, visto che il Presidente è stato più che esaustivo nel descrivere la situazione, le motivazioni, delle scelte, il rinunciare a tornei internazionali, dando delle risposte concrete. Volevo capire da Mister Spalletti, lui quanto ritiene poi fondamentale avere un confronto anche a livello internazionale, a pochissimi giorni dall'inizio del campionato, auspicando chiaramente di avere una squadra quanto più al completo possibile, e quanto effettivamente questo evitare lo spostamento all'estero, come fanno tantissime altre società, possa essere utile alla preparazione di una stagione che sarà sicuramente anomala. Poi vorrei fare anche dopo una domanda alle istituzioni abruzzesi. Buongiorno a tutti. Allora, da un punto di vista di lavoro, avere delle amichevoli serve averle anche di un certo livello, se non hai una squadra mentalmente preparata a capire quelli che sono le necessità e i momenti del campionato, i momenti che si vanno a attraversare in generale. Noi siamo una squadra abbastanza matura che poi dentro quella fatica lì è difficile andare a chiappare il massimo, dentro la fatica del ritiro è difficile andare a chiappare il massimo della condizione fisica e dell'attenzione mentale, perché diventa un completamento, però poi giocare con qualche squadra che dà qualche stimolo in più è chiaro che aiuta un po'. Come dicevo prima, la nostra squadra sa benissimo poi diversificare quello che è la partita più abbordabile e la partita più difficile, insomma, sanno benissimo interpretare queste varie situazioni. Troviamo un po' tutto lì, mi ricollego al fatto del ritiro, troviamo un po' tutto, andarsi a spostare all'estero, come diceva il Presidente, è forse meglio, non so perché cosa, per abituarsi ad andare a giocare le partite anche in campo internazionale, però ha un costo sotto l'aspetto della fatica. Portare, trasferirsi, viaggi, tutte queste cose qui sono un ulteriore allenamento. Io negli anni precedenti avevo scelto di non fare allenamento paragonandolo al viaggio, cioè il viaggio mi costava da un punto di vista di fatica mentale, di fatica fisica, quanto fare allenamento. Per cui bisogna un po' bilanciare, stare attenti a trovare questo equilibrio che chiappa sempre un po' tutto. E ovviamente si aspetta anche di avere una squadra praticamente fatta, no? In questo periodo, cosa che atterrerebbe moltissimo anche i tifosi. Sì, ma anche in questo è un po' cambiato il calcio. È chiaro che poi bisogna essere pronti a navigare un po' a vista, come si dice sempre, lo fanno un po' tutti ora. Perché non è che si possa, come si faceva una volta, mettere a posto la rosa, sono vari momenti, in quei vari momenti poi per forza si inserisce il mercato, per forza devi essere pronto a fare dei cambiamenti. Bisogna, così si va subito a toccare il tasto, mantenere, ottenere equilibri di sostenibilità, perché quello è importante, abbiamo già un po' cominciato a farlo l'anno scorso, evidente, penso è arrivato, bisogna continuare, e mantenendo poi naturalmente una squadra competitiva con calciatori forti, perché è lì che oltre che il campo buono, calciatori forti, perché se no la palla anche col campo buono non viaggia alla velocità giusta. Sindaco, l'avete detto, chiaramente ci sono stati 2 anni di grandi difficoltà per le limitazioni, ora è finito tutto a livello istituzionale, non c'è più
nessun tipo di regola prestabilita, quindi vi aspettate un'importante interazione tra la squadra e i tifosi per poter offrire veramente quello che il Napoli ha poi dato negli anni precedenti, pre-Covid, a tutti quelli che lo raggiungevano in Trentino, perché probabilmente questo farà la differenza, cioè, bisogna spiegare alla gente che non sarà più come in passato, ma che ci sarà veramente un rapporto stretto come è successo da altre parti prima, giusto? Sì, senz'altro. Io direi che per quanto riguarda l'aspetto proprio mediatico, i ritiri precedenti non hanno in fondo sofferto un granché, diciamo, l'aspetto sperato, promozionale, eccetera, c'è stato, è mancato. Grazie. Ma poi, scusatemi, c'è anche un'altra cosa da sottolineare, cioè noi abbiamo, siamo l'unica squadra italiana che sta, credo, da 13 anni in Europa. Allora, i nostri giocatori sanno perfettamente che cosa accade quando si va fuori a giocare. Quest'anno poi abbiamo un vantaggio in più nello svantaggio, perché il fatto di dover interrompere i campionati è una grande cavolata fatta dai signori all'epoca di Blatter e compagnia bella, ma non mi voglio intrattenere su questo, ma poi scriviamo un film giallo. Ma però per noi sarà un vantaggio, perché anche lì noi potremo prepararci ad un mercato che comunque a gennaio, mai come quest'anno il mercato di gennaio, sarà il termometro giusto per misurare la febbre che uno avrebbe potuto o avrà potuto verificare nei primi momenti della stagione, se ha fatto qualche errore o se c'è qualcosa che non funziona. Voi sapete che io sono sempre contrario ai mercati riparatori, no? Però negli ultimi anni poi ho dovuto cedere a questa mia così modalità e abbiamo fatto degli interventi. Adesso quest'anno, ripeto, questa interruzione che ci sarà, se da un lato è veramente sfastidiante, dall'altro lato però ci permetterà di poter fare dei ragionamenti importanti. Prego. Sì, la domanda è per il Presidente, poi se vuole rispondere anche Spalletti mi fa piacere. Il ritiro solitamente è un momento molto importante per far gruppo e per programmare la stagione che verrà. Partire con il consolidamento di due situazioni, e mi riferisco chiaramente a due uomini importanti di questo gruppo, ovvero Koulibaly e Mertens, potrebbe agevolare il nuovo ciclo? Ma veda, secondo me si va molto spesso del sentimento più che della ragione, un approccio a determinati problemi. Allora, i problemi di persone che sono in scadenza o che sono già scaduti, praticamente al 30 giugno scadranno, sono dei ragionamenti che tu non puoi organizzare da driver come vorresti, perché ci sono delle famiglie, ci sono degli agenti, ci sono i calciatori, quindi ci sono degli interessi che molto spesso non sono gestibili dalla società, a meno che la società non voglia dissanguarsi. Ma poiché il momento delle cifre fuori logica, perché il fatto che noi non vinciamo lo scudetto, lo vince il Milan che ha circa 40 milioni di stipendi meno di noi, è chiaro che vuol dire che noi siamo andati con i giri, no? Quindi il fatto stesso che noi dobbiamo rimetterci sui binari della regola che ci ha così fatto da guida in tutti questi anni, dove credo che una continuità della società Calcio Napoli come
dalla mia presidenza in poi non ci sia mai stata nel passato, al di là di due scudetti vinti perché si è avuto l'unico, irripetibile, fantastico, grandissimo giocatore migliore al mondo. Quindi, perché se no uno dovrebbe dire, ma perché voi dal 1926 fino al primo scudetto, quanti anni sono passati, non avete vinto nulla? In 60 anni. Allora non potete rimproverare a me, perché delle volte quando si dice De Laurentiis non vuol vincere lo scudetto, De Laurentiis vuol vincere lo scudetto, ma ci sono delle regole che partono da un fatto scaramantico a un fatto di condivisione, perché se io dico quest'anno noi vinceremo lo scudetto, io metto in una condizione anche l'allenatore di essere sotto il fuoco incrociato di voi giornalisti, dei media e dei tifosi, mentre invece l'allenatore, che è il massimo mio collaboratore, deve assolutamente essere straprotetto. Io non è che quando a un certo punto abbiamo perso qualche partita che avremmo dovuto e potuto vincere, ho fatto qualche dichiarazione contro l'allenatore, sarebbe stata fuori luogo, perché avrei potuto rispondere quante altre partite che avremmo potuto perdere ma fatto vincere. Quindi il fatto stesso poi di dire attacchi il giocatore, e noi abbiamo dei giocatori straordinari, però molto spesso, per ritornare alla sua indicazione, ci sono certi giocatori che diventano anche condizionanti per lo spogliatoio se non giocano. Chiaro? Allora uno dice, ma io perché devo avere 23 giocatori? Perché devo pagare 23 stipendi? Allora ritorniamo ai 16 giocatori che avevamo negli anni passati. No, perché dobbiamo fare la Champions, quindi abbiamo bisogno di 23 giocatori, però dobbiamo avere anche il coraggio del rischio, perché chi non risica non rosica, questo è fondamentale. Io in tutta la mia vita, quando facevo i film, mi prendevo il rischio di dire questa idea mi piace, sviluppiamola, lanciamo questi attori. Di 400 film ne ho sbagliati 3, e quindi vuol dire che è una regola che funziona. Allora, nel calcio purtroppo tra scaramanzia e fatti protettivi, dove nessuno poi, sembra quasi che tutti quanti ci abbiamo paura di perdere qualcosa che ci appartiene, no? Nella propria, diciamo così, aurea professionalità. Se lei ci fa caso, ha mai visto un dirigente sportivo parlare male delle istituzioni? O parlare male di qualcuno? E lo sa perché? Perché quello, quando poi cambia la squadra e andrà in un'altra squadra, come si troverebbe? A disagio? Allora, la cosa più bella della vita è, uno, non avere cadaveri negli armadi, scheletri più che cadaveri, e due, è poter essere liberi di dire quello che uno pensa. Se però dire quello che uno pensa diventa scomodo perché voi lo interpretate a diversi e con diversi fini, allora uno deve mascherare anche quello che uno dice. Quindi per me quei due calciatori che lei ha nominato sono due calciatori che rispetto, di grandissimo standing, di grandissima professionalità, gli voglio molto bene, ma dipenderà solo da loro vedere se la vile moneta è l'unica cosa che li può appagare, o se invece essere a Napoli, vivere una condizione anche filosoficamente diversa, in un contesto, in un territorio che non ha altrove, lo possa considerare un privilegio, e se no un problema che non mi riguarda più. Radio Kiss Kiss.
Sì, buongiorno, due domande rapide, una per il mister e l'altra per il presidente. Mister, parlavamo prima, ascoltando anche il presidente, no, di una sosta anomala. Allora io le faccio una domanda sulla preparazione. Che tipo di lavoro dovrà impostare col suo staff, considerando che si parte fortissimo, campionato Champions e più di un mese di stop? Cioè tutto complicato anche per lei, come per tutti i suoi colleghi e per i preparatori o no? Quasi due mesi di sosta. Quasi due mesi, però dipenderà un po' dal numero di calciatori che ci rimangono. Pochissimi calciatori. Io parlavo proprio del prescusi Spalletti, però, cioè guardando a una partenza immediata e poi a una sosta lunga, che lavoro si fa più o meno? Inizialmente si fa un lavoro che possa andare a trovare tutte, che possa andare a migliorare tutte quelle, o reinserimento di tutte quelle capacità a livello fisico che ci vogliono. E di solito si impiega una settimana per qualità, e come sempre. Poi sono dei richiami settimanali a quello che abbiamo fatto inizialmente sempre. In questo periodo di questa sosta dovremo essere bravi a trovare la possibilità, pur mantenendo pochi calciatori, di giocare anche qualche partita. Quello diventa fondamentale. Diventerebbe forse interessante riuscire a farli giocare in primavera, se la primavera si riuscisse a far giocare, o se ci mettessimo d'accordo, visto questa anomalia del campionato, di poter inserire nella primavera delle squadre qualche calciatore. Penso sia difficilissimo per il regolamento e tutto, però se no bisogna prendere la attecchire noi alla primavera, perché non si riesce, e mettersi d'accordo con altre società a fare delle amichette, perché è interessante che giocasse. Quindi questo è un problema che, come avevo spiegato prima, riguarda un po' tutte e 20 le società, ok? Allora probabilmente si dovranno riformattare delle squadre, se a lui mancassero due terzini o mancassero due ali, è chiaro che se ce ne ha l'Empoli piuttosto che la Fiorentina, allora uno cerca di combinare tra quelli che sono rimasti in una squadra e quelli che sono rimasti in altre due squadre, una squadra che si confronti con altri. È chiaro il ragionamento? Tant'è che noi dovremo avere probabilmente degli sparring partner, prendendoli dalla Serie B, dalla Serie C. È chiaro il ragionamento? Come confronto, oltre che tra le varie compagini, perché poi credo che i giocatori italiani che rimarranno saranno pochi, e quindi non credo che si riusciranno a fare 8 squadre della Serie A che possano fare un mini torneo, quindi dobbiamo in qualche modo studiarci questa situazione molto attentamente. Io ho cominciato da un mese a studiarla con i miei colleghi della Serie A e continueremo. Adesso abbiamo già oggi pomeriggio un'assemblea, il 7 ce ne abbiamo un'altra a Milano, quindi voglio dire, con altri problemi ovviamente, ma sicuramente anche questo è un problema che si prospetta non tanto lontano. Presidente, la seconda era per lei, così siccome tra le tante domande che ci arrivano ogni giorno in radio non riguardano solo Koulibaly e Mertens, ma negli ultimi giorni ci fanno 3 domande con 3 nomi. Laboratorio anche delle idee. Le chiedo così per dar soddisfazione a... Scusami, prego. Ti pare logico a te che qui dobbiamo parlare dell'Abruzzo e dobbiamo parlare di mercato? Ma quella era proprio una cosa. Perché io sono stato molto silenzioso durante il campionato. Ebbene, vi devo dare adesso, se lo desidererete, la possibilità, prima che parta il ritiro e prima che io vada a Los Angeles,
almeno due incontri dove potrete fare tutte le domande che volete. Beh, Presidente, ma era solo per sapere se a Castel di Sangro c'è possibilità di vedere, le faccio tre nomi, lei mi dice se qualcuno potrebbe esserci. Ma tu lo sai, io ti ho dato prima la risposta che tu mi faccio la domanda, io ho detto, sono tutti cedibili. No, 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 è entrata, Presidente, sono tre svincolati, Bernardeschi, Caranti, Bessino. Uno dei tre ce lo porta a Castel di Sangro? Ce lo chiede di fossi. Io ho trattato personalmente Bernardeschi, non ho nessuna remora a dirvelo, ma sono già tre settimane che ho parlato con il suo agente a Monte Carlo, ho detto che fa Bernardeschi, però poi ho parlato anche con il mister, perché non è che bisogna prendere delle persone che poi non possano essere assimilabili in un contesto di gioco che il mister è l'unico che deve decidere come impostare e come fare. Quindi poi alla fine, se vogliamo fare del fantacalcio, va bene chiunque, se poi vogliamo stare sul campo vero, non tutti andrebbero bene. Con questo io non mi permetterei mai di dire che Bernardeschi non vada bene, ma non lo direbbe nemmeno il mister, solo che vediamo un attimo come si concretizzano le cose. E gli altri due nomi? Bessino e Cavagna? Bessino e Cavagna? No, a me non risulta di aver avuto mai contatti o situazioni del genere. Poi sai, il problema è che finché tu prendi in porta uno che c'ha 34, 35, 36 anni è un discorso, ma quando tu cominci a prendere uno sul quale tu punti, come, che poi quando noi abbiamo preso dal Palermo Cavani era la seconda punta, quando l'abbiamo iniziato qua è diventata una prima punta, adesso bisogna riuscire a capire, perché altrimenti tu vai a sfuriare un pasticciotto che può dar fastidio a parecchi, no? Allora, tu ti devi sempre mettere in testa che se la gente poi non gioca, perché ne deve giocare qualcun altro, poi ti crea, anche se è una persona dolce, carina, simpatica, ama il territorio, ma ti crea sempre dei problemi all'allenatore o nello spogliatoio, no? Quindi tu devi anche essere molto attento nelle scelte, perché oggi come oggi basta una mosca che si trasforma in moscone, in mosca zezè, e poi succedono i vari tratti. Grazie, Presidente. Cronache di Napoli. Buongiorno. Senta. Buongiorno. Domanda per Mr. Spalletti, ma mi farebbe piacere che rispondere fosse anche il Presidente. Il tecnico ha parlato di calciatori forti, mi proietto sempre a quello che vedremo a Castel di Sangro. Calciatori forti, il Presidente ha parlato di giovani da lanciare, non ha usato la locuzione giovani, ma ha fatto un paragone col Cino. Io non ho parlato di da lanciare, questa è una vostra impressione, io ho detto giocatori giovani. Giocatori possono essere dei giocatori, io ho visto dei giocatori in Europa, diciottenni, magari ad averceli, se uno avesse la possibilità nella tasca per pagarli. Allora, giocatori giovani, vi chiedo, come si possono conciliare nel Napoli del futuro questi due profili? Grazie. Ah, perché Di Lorenzo quando è arrivato non era vecchio, no? E Di Lorenzo è sempre stato Di Lorenzo. Non è che adesso scopriamo Di Lorenzo. A voi Baldani impone una sola domanda, noi dietro le quinte dice voi dovete dare una sola risposta, potete dare due risposte sulla stessa. Presidente, buongiorno. Per quanto riguarda il tiro volevo sapere in che momento ci sarà la presentazione delle nuove maglie, e se faccio un po' di questa esperienza dell'autoproduzione, se ci saranno novità, e
visto che abbiamo fatto tanti nomi, in Spagna interessa tanto la situazione di Ospina e Fabian, se può farci un punto su entrambi la ringrazio. Allora, le maglie mia figlia mi ha mandato da Istanbul, dalla fabbrica, già delle prove pensate per farmi scegliere quattro ipotesi di Halloween. Quindi con le maglie siamo un pezzo avanti, che chiaramente è inutile che le presentiamo adesso, le presenteremo a Castel di Sangue, al primo ritiro o antecedentemente al ritiro stesso. Adesso questo è tutto da verificare con Alessandro Formisano e Tommaso Bianchini. Però la mia collaborazione con Armani continua e quindi sono estremamente contento. Poi ho visto che addirittura Adidas ha fatto un accordo per 10 pezzi unici con Balenciaga. Sapete quanto costavano? Ho visto sul web 1800 euro, 800 euro, 600 euro, 500 euro, 1200 euro. Allora, diciamo che il mondo dello sport sta diventando sempre più fashion. Questa è stata una mia, che io ogni volta, sì è vero, ci davano i soldi, ma io ogni volta dicevo, ma che schifo, però mio figlio non mi dava retta, vabbè, non mi stancate contro. E dico, ma perché dobbiamo decidere 18 mesi prima? Ah, è così, con queste ditte è così. Bah. Poi io quando andavo a parlare, non so, in giro per l'Europa e non faccio nomi, con i capuccioni di grandi marchi di sport, di abbigliamento sportivo, rimanevo very disappointed, perché io dicevo, ma io a questo non ci vorrei far manco il segretario a casa mia, non so, boh. E poi mi facevano visitare delle cose che io questa roba non la metterei mai in vita mia. Allora, il fatto stesso che noi in un momento di crisi, in un momento di grande ritardo, con una partenza in ritardo di 6 mesi, con i blocchi delle navi e con 42 jumbo che io avevo a disposizione, siamo riusciti a tamponare l'altro anno, spendendo dire di Dio, i trasporti di quello che stavamo costruendo, e abbiamo fatto 13 maglie, 13. Ok? Però poi parliamoci chiaro, uno fa 13 maglie, ma la verità è anche un'altra, uno dovrebbe giocare almeno il 60 se non il 70% delle partite con la maglia azzurra, che quello è il nostro emblema, quello è il nostro simbolo. È chiaro il ragionamento? Però tutto ciò premesso, è chiaro che noi stiamo andando avanti. Che cos'è che mi ha chiesto poi? Su Ospina e Fabian. Ma Ospina e Fabian siamo sempre lì alle solite, cioè Ospina c'ha il contratto scaduto, quindi io l'ho incontrato, ho parlato chiaro, lui è partito, ho provato a richiamarlo per avere una risposta, dovevamo avere una risposta questo scorso mercoledì, evidentemente sarà in nazionale, eccetera, eccetera. E Fabian ho incontrato prima lui, poi i suoi due procuratori. Io gli ho fatto la mia proposta, loro mi hanno detto entro 15 giorni le faremo sapere, i 15 giorni non sono ancora passati, aspettiamo, vediamo. Nessuno vuol mandare via nessuno, ma nessuno vuol fare le follie per i giocatori, è chiaro il ragionamento? Ok, credo che non ci sono altre domande. C'era Radio Amore, Radio Amore. Che bello, Radio Amore. Bellissima testata. Chi è Radio Amore? Della Facilità. Grazie, Presidente, a nome del radio. Io volevo chiedere innanzitutto
qualche precisazione anche sugli appuntamenti dei tifosi, perché abbiamo parlato di un ritiro in cui potremmo essere più vicini proprio al calcio Napoli, quindi volevo chiedere quali saranno le occasioni in cui ci si potrà incontrare e si potrà vivere la squadra. E poi volevo chiedere una precisazione al Presidente, no? Quando lei parla del Torino, del tetto ingaggi del Torino, che è più basso del nostro, lei è stato chiaro quando ha detto ho sbagliato la mina. Sono persa. No, volevo chiedere una precisazione su questo aspetto. Come lei pensa che oggi si possa ridimensionare? Perché questa parola circola, e anche i tifosi, insomma, la interpretano a loro modo. Quindi volevo chiedere a lei come invece è giusto interpretarla questa parola. Ma veda, non è un problema di ridimensionamento, è un problema di riportare sul binario giusto ciò che ha deragliato per una serie di ragioni che quando poi ci incontreremo io vi spiegherò, che sono accadute all'interno della società in questi ultimi 3 anni, perché gli accadimenti contrari e devastanti ne abbiamo subiti parecchi. Non fa piacere ad uno che porta, adesso con tutto il bene che io voglio, il rispetto e la stima enorme che ho per Spalletti, ma non è che faccia piacere a Napoli quando uno porta il signor Ancelotti, che viene per la stima che ha di me, e si siede e accetta la metà di uno stipendio pur di venire a Napoli, dimostra di amare Napoli e non viene considerato dai tifosi. È chiaro il ragionamento? Non è corretto fischiare un secondo posto contro una Juventus che ha dimostrato parecchie volte di avere dei favoritismi che l'hanno incoronata. Allora, perché io appartengo al genere delle persone per bene, e quindi io questa condizione non la abbandonerò mai, nemmeno se mi dovessero incoronare re. È chiaro il ragionamento, non me ne posso fregare di meno. Io devo rimanere limpido. Io quando la sera vado a letto e a dormire spingo la luce, se ho mandato a fare in culo qualcuno con ragione, non me ne dovrò mai pentire. È chiaro il ragionamento? Questa è una condizione dello spirito, secondo me, importantissima, che non ha nessun tipo di paragone di ricchezza. Perché tanto più di 3 volte al giorno non possiamo mangiare. E poi potrei andare avanti, ma non la voglio fastidiare. No. Diamo la parola ad altri. C'era anche Chiariello che voleva fare una domanda. Sì. Chi vuol dire appuntamenti? No, gli appuntamenti per i tifosi a Castelvetrano. Se ci sono iniziative per i tifosi. Incontri dei tifosi, ragazzi, se non vogliono venire a Castelvetrano, visto che siamo a 1 ora di macchina, non 1 quarto, ma non ho capito, ma dove devo fare? No, lei intendeva se ci sono iniziative per i tifosi, qualcosa sotto questo profilo. Ma sicuramente ci saranno. Che vuol dire? Che noi non ci scateneremo con qui. Allora, la domanda è, ci saranno gli allenamenti a porte aperte, intendete dire? Questo lo deve decidere il mister, perché lui è il padrone degli allenamenti. Non ci saranno gli incontri dei tifosi con i giocatori per fare dei selfie, per fare la raccolta delle firme? Probabilmente bisognerà vedere come sarà la raccolta. Ma certo, rispetto delle misure anti-Covid faremo tutto quello che si è sempre fatto. Io poi pregherò anche il mister
quanto riguarderà dopo l'inizio del campionato, in tutte le settimane dove non si giocherà più di una partita, ma una sola partita, credo che sarà opportuno verificare un allenamento a settimana al San Paolo, a porte aperte per i tifosi, sempre che i tifosi si comportino in maniera corretta e adeguata. Perché vedete, io adesso farò tutti i ricorsi possibili e inimmaginabili, perché ci sono rimasto veramente male, perché poi le verità che mi hanno raccontato sulla Spezia sono diverse da quelle che sono state riportate. Però il fatto stesso che la FIGC si permetta di dire tu mi devi pagare, senza neanche aver fatto un'indagine, 30.000 euro, e soprattutto io ti nego la possibilità di aprire la curva A nella prima partita di campionato, poi secondo voi è corretta questa posizione o è scorretta? Poi io, dicono che ce l'ho con Gravina, no, io non è che ce l'ho con Gravina, io ce l'ho con una federazione che non sa fare il proprio lavoro, tutto qua, molto semplice. Altre domande? Allora, prima calcio Napoli, sì, salve, buon pomeriggio. Una per Spalletti e poi se è possibile disturbare il dottor Bianchini per una curiosità. Per Spalletti voglio chiedere, abbiamo fatto dei nomi pesanti che, di cui De Laurentiis ha parlato. Non che state valutando se rinnovare o meno, insomma, è inutile ripeterli, erano quattro. Lei ha parlato di una rosa competitiva che desidererebbe avere in questa stagione. Va in vacanza più preoccupato o sereno dopo aver parlato con la società? Insomma, fra quelli che potrebbero essere gli AD e quelli che potrebbero essere i sostituti, lei è comunque tranquillo che la rosa sarà competitiva? Allora, noi siamo in contatto tutti i giorni con il direttore che manca qui e che è quello che porta avanti il figuro di lavoro, insomma, perché è il suo momento questo, il mio caso. E valutiamo di volta in volta in base a quello che succede. In questo momento qui parlo di vacanza tranquilla. Poi c'è da vedere quello che succederà e se ne parlerà di volta in volta che accade. Una volta che viene fuori la richiesta del calciatore e la possibilità di vederlo con un'altra maglia. Mentre sono d'accordo, si diceva prima il presidente sul fatto di fare degli allenamenti a porta aperta, perché il contatto con la passione pura come hanno una volontà di collaborazione con la propria squadra dà sicuramente. Sì, beh, su quello sono d'accordo. e poi naturalmente è così, rilavorando tutti insieme in maniera profonda d'accordo che si va a ricreare o a reinventare la possibilità di avere un calciatore importante come è stato Maradona. Maradona bisogna reinventarlo tutti insieme, sono importanti tutte le componenti per fare una squadra forte. Grazie. Vede Canale 24, no? Calcio Napoli 24. Calcio Napoli 24. Sì. Giusto, Calcio Napoli 24. Mi leggo. Poi no, devo dire che 22 maggio finisce il campionato. 27 maggio, venerdì, 5 giorni dopo, noi abbiamo chiuso. Il sostituto di Insigne, un sostituto di Gulam, perché in fondo è un sostituto di Gulam. Abbiamo riscattato Anguissa e prolungato Juan Jesus. Quindi abbiamo fatto 4 calciatori. Ma voi di questo non parlate. Vabbè, ne parliamo. In 5 giorni, che cosa vuol dire? Che stiamo dormendo? Ma se io vi dico, come diceva il buon Ancelotti,
qui non pettiniamo le bambole, poi dopo ci porta sfortuna e quindi è meglio che non diciamo nulla. Sì, avevo una curiosità, la ringrazio innanzitutto. Da pochi giorni è stato pubblicato il report di Football Benchmark. Diciamo, ho due considerazioni la mia domanda. La prima è che il Napoli è riuscito a restare in una situazione stazionaria nonostante le enormi perdite degli altri club in questi due anni. Vedendo la luce si sente soddisfatto di aver mandato a quel paese qualcuno. Spero di essere io oggi la vittima sacrificata, perché le chiedo questo. Lei ha parlato prima di dobbiamo ritornare ad essere sani, uscire dal deragliamento economico. Il Napoli con la rivalutazione del marchio si è patrimonialmente rimessa in piedi, finanziariamente è una società modello, non anticipa neanche le fatture in banca, che per un'impresa del sud è qualcosa di straordinario, però economicamente oggi c'è un rubinetto che perde e va assolutamente aggiustato. Il Napoli perde troppi soldi ogni anno economicamente perché il monte ingaggi è andato fuori controllo. Ne ha parlato però anche del Milan, che ha vinto lo scudetto con un monte ingaggi molto più basso, il quarto monte ingaggi, e questo potrebbe essere anche un modello, però, perché la domanda è questa: l'esigenza dell'autofinanziamento, di lavorare su player trading come filosofia aziendale, quello sano, non le plusvalenze pezzottate che tanti credono hanno fatto, è un modo di ragionare che ha portato il Napoli 13 anni in Europa ad essere solido, ad avere tanti risultati positivi come forse mai nella storia, e i tifosi questo lo capiscono poco, perché il tifoso vuole vincere, vuole avere il sogno, lei vende un prodotto emozionale e come il film deve emozionare chi lo vede. E la gente, se pensa che lei non punti alla vittoria come obiettivo, ma stare in alto perché questo consente di assestare i conti, sì, piace a tutti avere i campioni che abbiamo e che per tanti anni non abbiamo avuto, piace a tutti sapere che il Napoli è forte, ma partire dal presupposto che non si possa vincere se non per incidence, io non ho mai pensato che non voglia vincere, ho sempre pensato che lei ragioni così, io faccio la squadra forte, entro in Champions quasi sempre perché ci servono quei soldi, poi se in un anno toppa la Juve, l'Inter sbaglia, il Milan sbaglia, noi siamo forti e facciamo bene, e questo era l'anno che poteva capitare, è proprio il caso tipico, vinciamo anche noi, ma non è l'obiettivo principale. L'obiettivo principale è essere solidi e stare in alto, ma questo non toglie il sogno al suo cliente, e poiché vende un prodotto emozionale, come si fa a far digerire un prodotto che non genera il sogno dello studente? Allora, guardi, io ho vinto una settantina di biglietti d'oro al cinema, però non mi sono mai posto il problema di battere 500 film che uscivano sul territorio ogni anno. Qualche volta mi è riuscito, qualche altra volta sono arrivato secondo, qualche altra volta sono arrivato terzo. Però nel cinema guida lo spettatore. Nel calcio io mi sono imbattuto in delle regole e dei regolamenti anche inquinati, e quindi voi non dire che mi dite che cosa intende per inquinati, dove io ho dovuto fare a cazzotti con un sistema che a me non piace. È chiaro il ragionamento? Beh, dopodiché io non conduco il gioco sul campo, perché ci sono dei giocatori, c'è un allenatore, c'è un gruppo di persone che lavora per l'allenatore, e quindi dopodiché se io metto a punto una Ferrari e i piloti non me la portano a vincere il campionato, cosa dovrebbe dire la Ferrari, che è la macchina più venduta al mondo, più desiderata al mondo, nonostante sono tanti anni che non vince? E ve lo dice un ferrarista da quando avevo 19 anni, quindi il problema, secondo me, lei lo deve inserire in un contesto più generale.
che è un contesto di riforma del calcio. Allora, molto spesso le istituzioni non hanno rispetto per i tifosi, perché i campionati nazionali, che per il tifoso è la prima scelta, vengono messi, geopardizzati si direbbe, per usare un termine inglese, da che cosa? Dal fatto che bisogna far giocare i nazionali, dal fatto che bisogna fregarsene se uno gioca troppo spesso, dal fatto che non ci sono i tempi giusti per preparare le partite, cioè diciamo che ogni volta il circo riparte senza aver fatto un consultivo di che cosa ha funzionato e di che cosa non ha funzionato e quali sono i correttivi per mettere a posto il fatto che non abbia funzionato. Noi abbiamo avuto una classe arbitrale che per tanti anni, che è successo quello che è successo con Calciopoli, ha fatto quello che ha fatto. Chiaro il ragionamento? Per avere il VAR, dove oggi ci sono quelli che sono ancora a sfavore e molti fortunatamente sono a favore, ci siamo dovuti battere come dei pazzi e l'Italia è stata la prima ad utilizzarlo. Male, perché comunque la casta va rispettata, per cui non si dà all'allenatore almeno una possibilità di dire scusa, mi chiami il VAR. Ma anche il sistema di gioco, secondo me, condiziona la spettacolarità e l'eventuale risultato del gioco stesso. Allora, tutti questi condizionamenti che io trovo brutalmente limitanti, cosa fanno? Fanno sì che o imbrogli e allora vinci per un certo numero di anni, o competi e allora puoi anche perdere, perché è giusto, nella vita si perde e si vince o si pareggia, no? Quante partite nella sua vita professionale o familiare lei ha pareggiato, ha vinto o ha perso? Penso che abbiamo tutti questo problema, no? Allora, il fatto di dire io devo vincere a tutti i costi, io lo posso dire al tifoso, però poi dopo, se io non vinco, faccio una figuraccia. Allora uno tace, è prudente, però è chiaro che oggi come oggi, che siamo usciti fuori dal Covid, quasi, speriamo, se le cose da un punto, perché vedi, poi c'è la guerra, tu te l'aspettavi che ci fosse la guerra? Nessuno se l'aspettava, no? Allora adesso questa guerra, dove c'è la stagflazione, che non è né inflazione né... Allora che succede? Che dobbiamo fare? Perché quando uno dice investiamo, a uno deve investire con la sapienza di dire che faccio? Faccio rifallire il Napoli? Ma se il Napoli rifallisse e dovesse ripartire dalla serie eccellenza, i tifosi sarebbero contenti? Cioè io ho una grande responsabilità anche sul piano sociale, perché bene o male il Napoli in tutti questi anni è diventata una bandiera e un vessillo di onestà in tutto il mondo, perché è stata ambasciatrice questa società e il Napoli e i tifosi stessi, che ho sempre ringraziato perché si sono sempre comportati poi all'altezza rispetto ad altri. È stata ambasciatrice di un Napoli che sul Der Spiegel metteva un piatto di spaghetti con la pistola sopra, o ce lo siamo dimenticati? Un Napoli dove si faceva la ricchezza di alcune società e di alcuni scrittori perché facevano Gomorra.
Ragazzi, non ci dimentichiamo tutto questo, perché è ben altra cosa fare Mario Puzo il padrino quando già le situazioni in America sulla mafia erano sotto controllo e quando in America se non pagavi le tasse, cosa che era stata istituita apposta per mettere in galera i mafiosi, e noi li mettiamo in galera. Noi siamo il paese più disastrato da un punto di vista della non contaminazione con le forze dell'illegalità. Basta vedere quello che succede negli stadi, ragazzi, basta vedere come risponde il Ministero degli Interni. Voi vi siete dimenticati che io mi sono spaccato in quattro per far cambiare il regolamento del 2014 per il DASPO, perché voi ve ne dimenticate le cose. Allora, ragazzi, ma qui negli stadi cosa succede? Hanno buttato la lambretta o lo si è dimenticato dagli spalti? Ma questo è il paese, il bel paese, un paese di una civiltà antica, però purtroppo noi ci siamo illusi di essere, siamo, che ci siamo illusi di essere dei degni eredi degli antichi romani. Noi siamo degni eredi degli ostrogoti, dei visigoti, dei franchi, di questa gente qua, e come tali ci comportiamo, purtroppo, ahimè, divisi sul territorio dove noi giochiamo dagli anni 50 dicendo beh, è il campanile sera, Silvio Noto. Oh ragazzi, ma di che ci stiamo parlando? Noi avete visto gli americani quando c'è un funerale che cosa fanno? Avete visto Top Gun, che è un film estremamente politico? Non siete andati a vedere questo ultimo episodio dal titolo Maverick? Guardate la bandiera, vedete gli americani come ci tengono alla loro bandiera. Ragazzi. Bene. Allora, se non ci sono altre, sono altre domande, curiosità, aneddoti, non ce ne sono. Che noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, perché questo io lo devo ai miei calciatori, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, e se ne fallisce una sola di squadre ha ragione lei, ma se falliscono il 4-5 come ha detto è segno che c'è un livellamento verso l'alto delle squadre di seconda fascia che hanno tolto punti a tutti, che hanno tolto punti a tutti e hanno reso il campionato più difficile. Sì. La faccio per dire, siamo stati, abbiamo fatto quello che dovevamo fare anche nella nostra capacità di restare delusi quando abbiamo, quando c'è svanito il sogno più grande che volevate tutti. Anche lì siamo stati squadra, siamo stati grandi, l'abbiamo riconosciuto, e quello ci può dare molto, questo fatto di aver percepito questa delusione. Però Si prende la classifica e si guarda bene, perché probabilmente ce la dimentichiamo, perché ci sono squadre che sono arrivate a tanti punti e che il prossimo anno partono alla pari e che ci possono stare davanti. Se non si mette a fuoco questo è segno che si sbaglia quello che è una valutazione di partenza. È un campionato difficile, quello che si è giocato sarà un campionato difficile, quello che andremo a giocare, rifare tutti questi punti, tutte queste vittorie contro tutte queste squadre che ci sono e rimettere dietro squadre come quelle che abbiamo messo dietro non sarà facile, questo è il mio punto di vista. La Fiorentina è dentro le sette squadre, ora diventano otto, perché la Fiorentina è dentro questo condominio, perché rifà un mercato importante come tutte le altre, e noi sempre rifà un mercato importante, e ha una squadra di livello come ha fatto vedere durante questo campionato. Ma i nostri calciatori si può puntare poco, perché è cambiato un po' di modo di giocare da parte di tutti, è stato un campionato difficilissimo e hanno fatto quello che dovevano.
Fiorentina, poi ha venduto per il mister, non è stata un'occasione perduta, non ha questo rammarico. Sì, ve l'ho già detto, siamo stati bravi, abbiamo fatto quello che dovevamo fare anche nella capacità di mantenere questa delusione in quel momento lì, di percepirla, perché probabilmente questa delusione ci ha fatto avere quella reazione delle partite che si è giocato dopo fino da ultimo, perché fino all'ultima partita, nonostante i dubbi che si aveva, la squadra ha fatto quella professionista in tutte le situazioni, si è fatta trovare pronta le ultime partite quando poi poteva essere scontato, mentre prima c'era il rischio di non poterci entrare perché a 6, 7 punti, 8 punti di differenza ci potevano montare addosso e si aveva il timore che la squadra ripetesse poi un ciclo di sconfitte che rimettesse in ballo quella che era la qualificazione del Champions. Mettere a 15-16 punti squadre come la Lazio e la Roma, insomma, se lei valuta soltanto l'occasione persa, è una visione parziale la sua. Guardate come hanno festeggiato quelli della Roma. Per cui bisogna un po'... 20.000 abbonamenti nelle prime due giornate. Poi, anche noi siamo stati delusi per quelle due o tre partite che abbiamo perso e che non siamo riusciti a portare a casa, ma lei pure ha tolto punti a tutti, da ultimo l'ha tolta anche all'Atalanta, che lei ha detto che avrebbe vinto il campionato all'inizio dell'anno, e invece poi ha perso anche l'ultima contro l'Empoli, che è quella che viene messa fra le squadre più deboli, mentre non è così, perché dipende da che calcio si fa, dipende dall'allenatore che si ha, il Empoli ce l'ha molto bravo, dipende dalla qualità dei calciatori che poi è chiaro che va somministrata questa qualità con tutte quelle caratteristiche, quegli ingredienti che ci vuole un po' di esperienza, ci vuole un po' di brillantezza e di forza verace del ragazzo giovane che vuole emergere, ci vuole un po' di maturità, ci vuole un leader o due, o se sono 10 meglio ancora, che sa indicare la strada a quelli che poi si smarriscono durante la lunghezza del campionato nelle situazioni di difficoltà. Poi la Fiorentina ha venduto per 120 milioni, il Napoli non ha venduto nessuno, e qualcuno mi dà anche dell'idiota a non aver venduto nessuno, che anche questo è molto divertente. Poi quello che il mister non ha sottolineato, che queste squadre apparentemente minori non giocano in Europa e quindi hanno tutta la settimana per prepararsi molto bene la partita. O no, allora andiamo avanti, non c'hanno neanche la Coppa d'Africa per 4 calciatori e non c'hanno neanche il numero più elevato di tutte le altre squadre di Covid dentro la squadra. Probabilmente un calciatore come Osimhen non si frattura due volte la faccia e probabilmente qualche calciatore che poi siamo riusciti a tirarlo fuori che all'inizio si stava cercando per poterlo dare in prestito per levarlo di qui, è stato un lavoro fatto bene, insomma. Comunque possiamo lanciare un messaggio da qui, da questa conferenza stampa, che faremo di tutto per riportare a Napoli lo scudetto. Però dobbiamo essere tutti uniti, tutti insieme, e se non ce la faremo non ci dovremo mai deprimere, perché noi siamo il Napoli. Grazie a tutti e buon pomeriggio.